Io mi sono culato la palla, che è successo? No, ti giuro, non tolgo più la palla. Eccola. Cominciamo bene qua. Se il bot è impazzito, sta bannando la gente che scrive solo ciao a tutti. Boh. Ma che cazzo. Ciao a tutti comunque, buonasera. Ha bannato pure Mamo. E vabbè, Mamo che stava qua. Ciao Mamo. Ciao a Mamo? tutti. Ci sei? Ci Ciao, sei? ciao. Ci sei? Aspetta Sì, che... ciao. Senti, mo mi sono rotto i coglioni. Vado sul... Olevo, sto bot mi ha rotto le scatole. Non voleva che salutassi. No, l'avevo tolto. Bastardo. Bastardo. Buonasera, come va? Vai a fare il Ghostbusters, io, sì. Quanti messaggi eliminati? Eh sì, è successo un po' un casino. Buonasera, trullone. Uno si allontana il bot da De Matto. Eh sì, controlla per favore. Va, bravo, trullo. Moderatori. Bot al bot. Mollu. Collo, sei anche un moderatore, mi raccomando. Ricirda, venimmo, vedemmo e senza indugio lo fottemmo. E com'era? Ricirda è bellissimo, hai vinto tutto. Mi viene in mente quella volta che tentasti di trapanarti il cranio. Poteva funzionare se non mi fermavi. Mastica piano, fallo durare. Allora, Molli, le capsule, no, ho letto sotto la cosa del moderatore, ha detto mo invece co, e vabbè. Allora, buonasera, siamo pronti di nuovo su Fasmofobia. Se mi cattura il gioco, perché non lo prendeva e giustamente adesso lo piglia. Tac! Buonasera Asher, grazie mammo per il sub per i 10 mesi. Stai qui, lo dico di faccia. Sto qua. Grazie. Ecco MacMad, buonasera Mac. Buonasera, ciao 84, buonasera, ciao 84, buonasera Slive. Che cazzo? Ma chi? Vuoi giocare? Giochiamo? Giochiamo? No, il throw di Star Citizen. Non ti inchinare così che ti viene. Oh, No, la vediamo. palla è finita sotto Ma il no! monopile, che non si sa come perché è più grossa la palla. Vabbè, porta. Aspetta, forse arriva Qual è di il qua. numero della Presa! stanza? Aspetta, che non mi ricordo come si trova. Co F? No. Co Q? G. No, co cazzo. De Con G, nada. De no. nada. Hai nascosta, devi scorrere gli items. Oh, che palle. Come se si tira? No! Ma è scomparsa! No, te l'ho rubata. Ah. Testi. Oh, sì, stasera si gioca così. Stasera passo. Stasera è Fasmo Basket, Fasmo NBA. Ma come si lancia? Tasto. Aie, 16 punti. Col G. Allora, raga, buonasera Oci, buonasera Axel, buonasera a tutti, dice Axel. Buonasera alla signora Taffarella. Ah, allora, fermi tutti. Ciao, salutate, salutate. Ciao, signora De Ciao. Tapparelle. Allora, l'ho incontrata oggi, gliel'ho raccontata sta cosa. Ha detto che lei è diventata famosa. E lei si è ammazzata dai risate di questa cosa. Ha fatto: guarda, che tutti quando siamo in chat ci stanno sempre delle persone. Siamo, diciamo, se, globalmente una media di una cinquantina, una quarantina. Calcola che quando tu tiri giù le tapparelle, tutta la chat ti dice buonasera alla signora delle tapparelle. Lei è rimasta piacevolmente colpita di questo. Vai uno. Dice, che? Eh sì, è famosa, gliel'ho proprio detto. Se può regolare l'orologio con le tapparelle, non è vero perché una volta mi ha chiuso le tapparelle all'1:15. Vi ricordate, stavamo live pure all'1:15. Top! Allora, senti, io non lo so che cacchio gli ha preso. Io l'ho pure tolto. Ragazzi, non lo so chi gli ha preso a sto bot di merda stasera. Scusate, ho tolto tutto.
Ho tolto tutte le protezioni e continuo a fare lo stronzo. Minchia, fai lo stronzo. Stai facendo lo stronzo. Ciao Evolve, bene tu? Tutto bene? Chi è che è stato bannato qua? Il Picard, andiamo a riabilità. Sì, ma voglio dire, voi che state... Cos'è che state facendo voi moderatori? Lo sto facendo io, ho capito. Andare negli utenti della chat, tac, cliccare sopra il personaggino che è stato un attimo bannato, tipo ciao 84. Dopodiché bisogna fare ok, perché ciao 84 è un ok. Ecco, è arrivato anche Devon. Buonasera. Tac, buonasera al Sorzinga. Uè, Sorzinga, là, come la va? Come la va il Sorzinga? Potete riscrivere. Sì, Ok, saluta pronto. Marianna, sì. Ciao Bella, ciao Mari. Dice ciao Bella. Ciao Mari. Ciao Bella, dice pure L'intenditrice, lo sa, lo sa, lo sia bello, quindi ciao lei. Bella. Dice di salutare pure la zia. Come no? Te la risaluto, io scrivo per WhatsApp. Te saluta Mariana, perché non me la versa mandate là. Aspetta, ti saluta Dice la Mariana fratella, in live. scrivimi via WhatsApp. Top, fatto. Allora, Trullo Strullo è un altro. Bravo, vedi. Non so che. Trullo stasera, Trullo e Collu, grazie. I moderatori non answerano. Tanto sei deficiente, Arlock. Sei proprio un cretino. Devon, Sei ufficialmente un deficiente. devi diventare diverso. Diventi piace. Diventi diverso? Devon, cambiati. Fatti donna, Ma ecco. cambia di faccia. Ecco, no, quello lo piglio io, dai, lo piglio io. Tu diventa quello che te. Questo lo prendo. Oggi voglio essere oggi. Oggi voglio essere. Io chi sono? Fammi vedere. Ma sì, sto bot sta facendo Sta a fa un danni. casino, mi sta a fa un danno terrificante. Aspetta che metto tutti i filter off. Raga. Provate. Riabilitameli. Cioè, praticamente un po' schifo. Niente, il bot mi odia. Axel, fatto. Come scusi, oggi voglio essere te. Sì, perché ci sei tu nel gioco, tu non sai, ma ci sei tu oggi. Tu già avevi visto il gioco oggi, no? E poi noi dobbiamo riprendere The Beast Inside, dobbiamo riprendere Visage, vi ricordate quei giochetti? Adesso Mo ci sta prendendo bene con Phasmophobia, quindi. Lo scopo di questo gioco è che ne so, di fare una pizza. Pizza. Sì, classico gioco Phasmophobia, tu che fai? Fai la pizza, chiaro. Pizza, dai. Giulia passione pizza. Giulia Passione Pizza, ok. Grazie per sub per i 15 mesi, Iron. Top. Buongiorno, quello scrive. Saranno le 11 di sera, vabbè. A posto. Raga, allora, andiamo a vedere subito quello che dobbiamo prendere. Innanzitutto seleziono un contratto per cercare di capire quale andremo a fare. Uno, no, le pillole, ragazzi, no, quello con le pillole no, eh. Massimo termometro. Che dite? Io sono povero. Sì. Siamo poveri tutti perché l'ultima volta con Edindar ci ha fatto pagare un sacco di soldi, sono morto a bestia e c'avevo tutto io. A posto. Allora, termometro lo possiamo comprare? Ma qui nella lobby funziona la chat del gioco? L'agente, chi devo chiamare? Agente Smith, chi devo chiamare? Chiamate Smith. Andare in case disperse e chiamare il fattorino delle pizze, lo zio Aria. Ok. Casa colonica a due piani, quattro camere da letto. Il proprietario ha chiamato questa mattina. Da quello che ha detto, sembra essere un fantasma. Devo chiedere a te, De Smith, di un certo Smith, Devon. Lascia perdere. Lasciamo stare. Boh. Allora, il Non termometro io lo capisco posso di chi. prendere e l'ho preso. Aran 87 Guerra Fondaio, buonasera. Lakir. Ah, Lakir mi fai specie. Entri e saluti Iron Danny. Ah, perché voi c'avete quella cosa, quelli Dangerous sotto, io so. Bravo Lakir, bravo. Bravo Lakir, bravo. Che delusione. Ciao Trullone. Ciao 84, è un tuo grande fan. Chi? Ciao Revan. Sempre sto tipo? No, grazie. E ridi? No, non mi sa che è un hater mio. Ah, vabbè, tanto ce ne stanno. Allora, il proprietario ha chiamato questa mattina, quello che lei ha detto sembra che... Vogliamo provare questa, Grafton Farmhouse? Va bene, vai. Non mi sento attivi e responsivi Ah, questa no. sera.
Io ho comprato un termometro intanto. Allora, vediamo. Io ho messo la torcia che avevo già da parte. Io posso aggiungere solo il sale. Non c'ho più niente. Non se posso comprare. C'ho $11, posso comprare niente, raga. Prendo un crocifisso. No, vediamo se c'è questa cosa un po' più. Dunque, il lettore MF ce l'abbiamo. La videocamera ce l'abbiamo. La scatola spiritica ce l'abbiamo. Vincenzo. Volete Vincenzo? Vincenzo ci vorrebbe un po' servire, praticamente, perché noi piano piano stiamo cercando di sviluppare le nostre tattiche, cercando di capire come poterne venire a capo. L'altra volta abbiamo indovinato 2 su 2. Speriamo bene, la voce non sembra una registrazione. Ciao Trangol. Allora, scatola spiritica, videocamera, accendino. Io l'accendino ce l'avrei. Le torce ce ne abbiamo 3? Vogliamo comprarne un'altra? Ce l'avete? O non serve? Non serve. Perché se andiamo a due, per dire, ci dividiamo in coppie di 2. Forse la luce UV? La luce UV, sì. La luce UV, una. A meno 2, no? Aspetta, vai. Sì. Messa. Vai, ora ce n'è 2. Okay. Sennò che cosa potremmo prendere? L'accendino l'ho messo, mi dà 1 di 2. Che manca, che manca. Io posso aggiungere sale se serve. Termometro? Termometro ce l'abbiamo, uno. Uno l'ho comprato. Prendine un altro. Ce ne stanno 2? Sì, 2 di 3. Ok. Uno l'ho messo io, uno l'ho messo te. Top. Allora, se stiamo con 3 termometri, 2 termometri va bene, 1 per coppia e via. Decidiamo le coppie e uno deve stare dentro, però no. Facciamo che 2 vanno insieme, uno va da solo. E il terzo e il quarto rimane dentro, a vedere. Ma allora usiamo comunque la chat di gioco? Sì, 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 sì. Ma qui dentro in lobby funziona o no? Qui dentro in lobby qua mi pare di sì. Aspetta che te lo dico. Prova, prova, prova. Sì, mi sentite? Prova, prova. Siete pronti? Mi ero già scordato che stavamo mutando. Ok, mutiamoci della. Chi c'è? Non so se funziona a me, Continuo a non andare. Hai rotto il cazzo la Devon, ma solo a te non ti funziona, per Diana. Ho capito. Ok, mutiamoci noi però, non mutiamo gli altri, così di modo se dovessimo ritornare alla chat per parlare rimaniamo. 3, 2, 1, ciao ciao. Ok, silenziati, perfetto. Would you copy me? Così mi sentite? Così mi sentite? Sì, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Perfettamente. Oh, perfetto, bene, bene, bene. Solo che ogni volta mi comincia a scrivere la Madonna qua sopra, porco mondo. Sento Devon, sento Asher. Ah, okay. No, sono andato a provare di uscire da sta cazzo di schermata. Ci sto. Boni, boni. Cade una puttana troia. Ogni volta fammi levare sto cazzo di chat di merda. VB Devon. VB. Ok. Si mette sempre sulla chat di Discord e comincia a fare Bibbo Valenze e Bairi. We are ready? Questo è quello di prossimità, giusto? Sì, questo è la parlata locale. Che era B o V? Qual era B o V quello di prossimità? Quello che si sente qua a radio e quello lontano? B di Bologna e V di Verona. Quale dei due? B di prossimità e V quello da locale? Scusa, quello da lontano? Okay. Peccato che un tasto mio è sfondato. Ma è una gioia proprio. Continua a comprarti le macchinette. Ti compri sempre le macchine. Allora io vado per il pronto, raga. 3 euro di mouse, 3? È durato pure assai. Zio, ma noi non ti sentiamo, eh? Non stavo parlando. Mi sentite? Mo sì. Non mi sentite con la B però allora, con B di bastardi. Dovrebbe essere la radio quella, quindi funzionerà solo in gioco, mi sa. Perfetto. Esatto. Via. Ok. Vai. Buonasera Hagrid. Top. Manteniamo la sanità, manteniamola. Paghiamo le tasse. Gioco mi sa. Ha crashato.
Ma cos'era? Io sento troppo lo zio, troppo alto. È passata male sta cosa. È partito la live sentendo un gioco, mi sa. Un gioco, mi sa. Un gioco, mi sa. Un gioco, mi sa. Sarà incantato. Io provo a riparlare Eccolo. un attimo. Parla, parla, parla. Parlo, 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 mi sentite? Sì. Vai ancora. Perché? Manca le onde. Pensai abbassare il volume? Perché mi spaccavi le Vai, vai. orecchie. Mi sentite, sì? Sì. Sì, ti sentiamo. Sì, ti Ok. sentiamo. Prova di radio. Radio, radio. Prova, prova, prova. Prova, prova radio, prova radio. Prova radio, ok. Ok, perfetto, ci vogliono due termometri, partiamo con due coppie, usciamo tutti e quattro e poi dopo rientriamo dopo i 5 minuti. Scopriamo che tipo di fantasma è e vedi ci serviva il crocifisso. L'hai preso? Serviva il crocifisso. No, non l'abbiamo preso. Evita che il fantasma ti dia la caccia con un Un gioco, mi sa. crocifisso. Un Ce gioco, mi l'abbiamo sa. il Un crocifisso? gioco, mi sa. Un gioco, mi No. sa. Buono. Allora, io ho il termometro, la caccia un. Questa ormai è mia prerogativa, la torcia me la piglio e mi prendo pure. Allora, io ho preso torcia. Quello delle lucette, come si chiama? Si è dimenticato pure dopo 20 Luci? giorni di live. L'EMF. MF. L'EMF e il termometro ho preso, Che hai preso no, quello aspetta, il termometro termometro. quale? Lo scansionatore proprio, quello che Questo te qua, sì, hai. lo Ah, vedi? ok. Ah, ok, Questo qua. Anch'io ho il termometro. Quindi a me serve eventualmente come compagno uno con la torcia UV. Su me, su me. Che altro c'hai? Così almeno ci Videocamera, compensiamo, videocamera. no? Videocamera UV e torcetta a sto punto. I managed to get a copy of the Accendino. key. I've left it on the desk for you. Ah, se no c'è la radio. Scusami, la radio. Pure. La radio ne abbiamo una sola, però, no? La radio una sola, sì. Quindi o la prendiamo noi o la prendono loro. Ah, oh, qui c'è un William Johnson. Johnson mi è perseguita dalla sera di Halo. Vabbè. Mortacci Devo, te tua. che hai in mano? Te che c'hai, incenso? Incenso e taccuino. Però senza accendino non fai niente, te. Sì, Una se torcia l'hai accendi. presa? No. Ce ne ho quattro di torce. Occhio, raga, che se lo No, chiamiamo questo tre. si incazza, eh. È incazzoso? Questo è incazzoso, sì. Se lo chiamiamo si incazza? Yep. Allora, qualcuno prenda la radio qua. Che danno? Allora, quindi ricapitolando. La macchinetta fotografica serve? Devo Non prendere ce la chiede stavolta. la radio. Non so se funzionerà la radio con me, eh. Comunque, proviamo. Se no la prende qualcun altro Sentiamo, la radio. se ti sentiamo penso di sì, eh. Sì, Se funziona. infatti, è vero. Nelle impostazioni non mi rilevava però quello che dicevo. Non lo so, vabbè, proviamo, dai. Aspetta. Devon parla. Parla, 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 parla. Ok, Allo, allo, allo. anche Parla, Dev. a te. Allo, pronto. So. So sordi. Pronti? Ready? Non abbiamo le pillole della sanità mentale, eh? Ok, No, quelle dobbiamo ci assolutamente piace il comprarle pozzino. per andare a scuola e nel manicomio, perché quelli sono terribili. Ok, andiamo a piazza. Lo chiamiamo subito e vediamo dove può magari spawnare il fantasma e lo andiamo a mettere la cosa, andiamo a mettere la videocamera. Ok. Chi ha preso le MF? Io. Ok. Ok.
Quindi come ci dividiamo a coppie, come facciamo? Io e te da una parte, tipo andiamo subito sopra noi e gli altri due di sotto. Però occhio perché il fantasma risponde solo alle persone sole, eh? Quindi dovete essere tristi e soli. È permesso. William Johnson, William, William Johnson, William, William Johnson, William Johnson. William Johnson. Mo s'avvelena come una William merda. Johnson. Ti dico, William Johnson. William Johnson. Hi Will, where are you going? Fuck you. Mamma di sopra io, sto al cesso. E io sto dietro di te. Oh, a metro, eh. Occhio pure se troviamo le ossa, l'ossicini qua e là. William Johnson? William Johnson? Questo sarebbe tristezza. Ti ho detto che Bisogna devi giocare parlare con nella noi. radio per far Nella capire ra questo lo sai segnale. che non l'ho capita sta cosa, sinceramente, perché a me ha risposto anche, cioè, se gli dici accendi e spegni le luci, lo fa, si manifesta anche se non gli parli nella radio, però se c'è la radio meglio. William Johnson. Ragazzi, l'avete trovato voi? Allora, temperature, mi raccomando, temperature. Prima di tutto temperature, esatto. Porca. 4 gradi questa stanza. Questa? 3 di sotto? 3 di sotto? Di sotto 3? Io mi sono in automatico sdraiato per terra, praticamente, si sa. Mamo, va che belle, va. Perché mi rispondi Ma che che a belle radio? ragazze. Guarda che belle ragazze. Tac. Meno 1 grado, eh? Meno un Qua? grado. Qua? Sì. William Johnson? Meno 1 grado qua, ragazzi. Faccio i fumetti. Ragazzi, sì, questa è la stanza fredda. William William Johnson. Johnson, dacci un segno. Ora dovrebbe accendere e spegnere William qualche Johnson. luce. William Spegni le Johnson? luci. William, dacci un segno. William Johnson, mostrati. Prova un po' ad andartene in un'altra stanza. Ce l'hai la luce, tanto, no? Prova un po' ad andartene in un'altra stanza, mamo. Ce la dovresti avere la luce, no? Ciao, Mado! William Johnson. Oh, oh. Ha fatto qualcosa Sì. qua, eh? William Johnson. William Johnson. William, William Johnson, sei con noi? William Johnson, are you Mr. William Wilson? Johnson. Ragazzi, passi qua, eh? La stanza, torna Mado, torna Mado, torna Mamo. Ha spento la luce. Ha spento la luce. Siamo a 2 di attività, adesso diamo 1. William Johnson, chiudi la porta. William Johnson? Fa freddo, regà. Ok. William Ok. William Johnson. Occhio, ragazzi, sto mettendo la macchina, la videocamera, William qua. Johnson. Ui. William Passo, Johnson, occhio, dacci un occhio. Cinque. Occhio. 5, pieno, eh? È qua, ragazzi, è qua. Vado subito là, rimani. Sì, rimani qua, mamo. Qualcuno vada al camion a vedere le riprese. Tu rimani con me, mamo, perché se Devo questo prenderla qua. se ne esce fuori, tu sei testimone, almeno pure se muoio.
William Johnson. William, sento passi fuori, sentiti? Passi fuori, ragazzi. Fa un freddo fottuto qua dentro. Ok, vi vedo. Stai vedendo tutto? Sì, vedo voi due. È appena caduto il deodorante sull'armadio. Quindi attività cinetica. Stiamo a meno 10 gradi, ragazzi. Ma che cazzo sto a fa? Sta tromba, regà. 5? 5 tacche? Adesso una, è tornato giù. Ok. 4 tacche. Eccolo! Cattacci tua! Mi ha alitato dietro la schiena! Mi sono cagato sotto! Regà, si è incazzato come una iena proprio! Portacci da William Johnson, dove stai? No, che fa, lo richiami? Si è incazzato come una iena, questo mi sbraia! Mi sbrana, mortacci sua! Curi! Come stiamo con la sanità? Obiettivi? Due obiettivi spuntati. Ok, ottimo. Allora, torniamo un attimo, ragazzi, facciamo il punto con gli indizi che abbiamo avuto. Che dite? Assolutamente. Siete stati testimoni di un'attività paranormale. Perfetto, ma ha ridato dietro la schiena, te credo. Mortacci tua batte. Se mi chiude la porta che mette. Allora. Beh. Occhio che questi ammazzano pure le fori, Ma dai. Yes, ho visto Zeb ammazzato fuori dalla casa. Ecco qua. Coraggio. Vabbè, è Zeb. Basta, allora. Ok. Allora, io intanto andrei subito al taccuino, ragazzi. Allora. Perché abbiamo già subito due indizi, così sappiamo di che è morto l'uomo morì. Che prove abbiamo? Abbiamo EMF livello 5 e abbiamo la temperatura. Giusto? Sì. Ce l'avevo io. Sì. Mancano le sfere di luce. Abbiamo il freddo, giusto? Yes. Sì. Yes, io parlavo, ma mi scordavo di me, de preme, vabbè. Abbiamo MF livello 5 e temperatura di congelamento. La terza prova non ce l'abbiamo. Possiamo andare a mettere il libro su quella stanza. O fantasma o Banshee. Quindi sono due le... Ok, andiamo, prendiamo, ce l'abbiamo lì. Ce l'abbiamo il libro, no? Sì, sì, ce l'ho io. Devon. Ok, allora va Devon con un altro, così metto nel libro. Ok, voi due, una cosa importante sarebbe anche le impronte digitali. Quindi vado io, perché tanto se muoio perdo soltanto sta roba, c'ho 11, non c'ho un cazzo. E vado io in quella stanza, io e Devon. A Devon gli puoi dare le MF, gli puoi dare... Porta del crocifisso ce l'abbiamo, vero? No. No. Però, aspetta, se è fantasma o Banshee... Allora, fantasma, l'altro indizio sarebbero le sfere di luce. E il Banshee sarebbero le impronte digitali. Quindi il libro non penso che serva a sto punto. Eh sì, se scrive uno dei... Ah beh, tu dici basta che... beh, però se io nel frattempo non trovo le impronte digitali, perché magari non so dove l'ha messe... Vabbè, proviamo, dai. Portiamoci il libro pure. Sì. Dai. Tanto so già che morirà Devon e perderà il libro, che la colpa sarà mia. Ecco qua. Vabbè. Aspetta, e dice a Luca che se abbiamo sentito i passi, allora deve essere il Banshee perché il fantasma non fa passi. Potrebbe essere che... Okay, capito? Andiamo a controllare. Controlliamo, quindi. Non fa passi il fantasma. Grazie a Luca. Gli spettri non toccano mai il suolo, il fantasma non c'è scritto. Vediamo un po', fantasma. Può possedere la vita, tavola usa. No, sono gli spettri, esatto. Tavole, non ne abbiamo trovato. È vero, gli spettri, quindi potrebbe essere. Scattare una foto lo farà scomparire. Allora, tu adesso l'unica cosa è che noi quando lo andiamo a chiamare devi controllare sempre che ci siano le sfere di luce sul monitor. Secondo me è Banshee, perché un Banshee ha paura del crocifisso e sarà meno aggressivo. Però eravamo un 3 là dentro, ma l'hai dato al collo, eh? Sì, però se già non ti dice... Sì. Ciao, Drake! Se già ti dice che non... Beh, no. Evita di essere aggredito col crocifisso. Non hai sbagliato tanto, perché fantasma e spettro, bene o male, non riesco a capire quale sia la differenza in realtà, eh? Perché
ce ne vuole. Spettro è un sinonimo di fantasma. Qua dentro hanno un po' fatto delle traduzioni un allora, po' magari. Il termometro lo posso usare. Tanto abbiamo detto che non serve più. Termometro si posa, ok. Io provo a rilevare le impronte digitali e vedo. La sanità c'è scesa poco, 67%, 65%, 75%, quindi questo potrebbe propendere per il fantasma perché, ed effettivamente perché lo spettro era quello che quando ti aggrediva ti faceva scendere tanto la sanità mentale. Sì. Però secondo me l'obiettivo 2 già ci dà l'indizio che è una banshee. Detto una cazzata, è il fantasma che ti fa scendere tanto la sanità mentale, quindi no. Quindi no, va bene, forse siamo più orientati sul Banshee. Sul Banshee, sì. Però vedi, il Banshee attacca solo una persona alla volta, a me non mi ha attaccato, ma ha solo fatto sentire la presenza, detto male, vabbè, però. Tu senti la presenza? Sì, un pochetto. Ok. E non lo so, volete fare un giro per vedere le impronte? Sì, l'importante è che riusciamo a levare o le impronte o i globi di luce, quindi noi andiamo dentro e voi guardate e tu guardi il monitor. Se andiamo in tre meglio pure, perché così ognuno se fa una cosa a cavoli suoi. Tanto ce ne abbiamo due dei rilevatori di UV, mi pare, vero? O no? No, mi sa di no. Ok. Vabbè, ah allora uno va, in una, uno va con quello. Lo zio, uno ce l'ho. Esatto. Uno ce ne abbiamo zio, due. Perfetto. Allora, in tre posti diversi. Andiamo in tre posti diversi perché ognuno ha una cosa che può servire per i due obiettivi che ci mancano. Per i due indizi che mancano. Tu, l'essenziale, Devon, è che. Sei quello, tu quello di colore, sì. Sì, ok. L'essenziale è che piazzi quella. Questo libro lì dove si è manifestato, lì sopra, quindi dobbiamo tornare su. Quindi quello è il bagno, giusto? Yes. Sì, ok. Sì. Che è? Ah, ma oddio mio, che corpo, sentivo voci di donna, dico, mo che è? Che stanno da te, Asher? Mi sono cagato sotto, ho detto, mo che è, una novità questa, hanno messo. È mia moglie che è famosa su TikTok che sta a fare le live. Ok, io rimango qua, guardo il monitor e guardo l'attività. Guardo il monitor e guardo l'attività. Scusate, aspettate un secondo, devo dire una cosa alla chat. Le live le metto sul secondo canale, come dice il bot adesso, vedete? Stanno sul secondo canale, quindi questa qua la carico là e quando sparisce da Twitch la troverete sul secondo canale. Se vi va, andate per scrivere, perché Porello non conosce nessuno, ci stanno 90 iscritti, su uno ce ne stanno 4740, pare brutto. Non so perché la gente le live, io le carico da là e non se le vanno a guardare, però se le carico sul primo canale... Boh, vabbè, strano il mondo dell'internet. Pronti, via. Pronti? Io mi so. A caccia di. Io vado di sopra, tu rimani sotto, io e Devon di sopra. Ok. Come si chiamava sto fenomeno? William Johnson? Accesa una luce laggiù o ha lasciato accesa quella luce là? William Johnson. Well, William Johnson, ora faccio così. Qui malidato, qua. Ok, piazzalo là sul tavolino. Tavolino. Vedi i globi di luce, Mamo? No, non ho nessun globo di luce. Vedo niente qua? Sì. Non vedi nessun globo di luce? Non vedi nessun globo di luce? Negativo. Ok, procedo nell'altra stanza allora, eh. Ciao Christian Desi. Ammazzate. Io ho lasciato il taccuino in bagno. Attività zero. Anche dove sto io? Ma tu lascia accesa la luce qua. Attività 4. Qua? Eccolo, sta qua. Sta qua. Attività 6.
Johnson, William Johnson. Ha scritto? Non lo so, ha scritto? No, niente. Proviamo a dare un'occhiata, io non trovo impronte digitali da nessuna parte, eh? Manco io qua sotto. C'è un'altra stanza qui, eh? Ciao Nicolai! Entro nella stanza adiacente? Alt! Aiuto! Arriva, 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 arriva! Oh, cazzo! Via, 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 sotto, sotto, sotto! Raduniamoci! Chiusa la porta? Oh, arriva, arriva, via, 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 lo sento, mi sta ruttando dietro al collo, va sempre con me, Sabia. Oh, porco cazzo. Non l'ho visto, ce l'avevo alle spalle però. È andato via, era vita a me giù, eh. E c'ha la mannaia a mano. C'ha la mannaia, l'hai visto te? Anche a Lollor, Nicolai, anche. Perché salta la radio. Quando salta sempre la radio, Star Citizen, c'è sempre. Sì, perché era qui con me. Ok. Anche Halo, anche tante altre cose. O volevi intendere, finalmente ti sei levato dal cazzo su Star Citizen. Poteva anche essere. Io l'ho visto, Dov'era? Dov'era, dov'era, dov'era? Devon, vai a riprendere il taccuino per favore sopra. Sì. Solo che non ho una torcia, non vedo nulla. Lo vedi che io sono. T'accompagno. Dalla porta. Sì. È venuto fuori dalla cucina ed è venuto verso di me. Ok. Giustamente era andata via a mannaia in cucina, se no. Certo. William. Ho ripreso pure la... Sì. La porto giù a sto punto, se è apparso sotto. Basta che non fa lo stronzo che mo appare sopra. Grazie, bello! Ti piace sto gioco? Lo so, mi piace pure a me, ma... Forse siamo stati fra i primi a portarlo, veramente. Proprio un sacco di tempo fa. Qua, mettiamo... Dove? Qui? La metto qua? E la telecamera per i globi la metto dalla parte opposta? Qui. Che io non ho trovato impronte, stavo girando praticamente tutto e non ho trovato impronte. Di solito le lasciano quasi subito. Di solito sì, le impronte le troviamo subito. Quindi questo non è un fantasma da impronte. Sto provando a cercarne qualcuna. Guardate subito le... Eccolo, eccolo, arriva. Ecco qua. Mortacci tua, mi sono cagato, pensavo. Aiuto. Occhio. Mi metto in modo che tu lo possa eventualmente vedere. Aiuto. Mi metto in modo... Aiuto che? Che? No, niente. Asher, stiamo qui. Tu... Eccolo, sento, lo sento. Eccolo, cazzo. Spostate. Malitato, T'ha ammazzato? No. Eccolo, sta davanti Asher. Ha ammazzato Asher. Cazzo. È morto Asher, raga. Hai visto Globby? Ragazzi, la telecamera l'avete tolta? No. No, è accesa. Controlla, devi cambiarla, eh. Sì, la telecamera è accesa. La telecamera non c'è più, ma ce l'avete in mano allora? Assolutamente no, sta qua, è accesa. È verde.
Aspetta che provo a mettere dall'altra parte. Non c'è telecamera, ragazzi, sul computer si vede solo l'ingresso. Anche se clicco sul mouse. La vedi? Adesso è comparsa, adesso sì. Adesso si sa perché. Ok, adesso la vedo. Comunque. Vedi ancora? Ok, veniamo, usciamo fuori. Come sta la sanità mentale nostra? Tu stai a 39 e Devon a 31. Beh, abbastanza comunque. Ecco, l'avete pure visto, l'avete. Quindi a questo punto secondo me è l'altro. Penso pure io. Perché va attaccato anche in 3, no? Penso pure io, esattamente. Dovrebbe essere che era il Banshee. Arriviamo, proviamo a uscire e vediamo se riusciamo a uscire vivi. Perché una delle cose principali di questo gioco bastardo è che praticamente questo è il massimo della corsa. È fatto proprio apposta. Chiudo che c'è corrente. Tac. Ok, fatto. Buonasera Loki, buonasera. Ok, ci siamo, eh? Allora, le prove non scado la spedica, no, pronti digitali no, spray di luce. Guardando un fantasma scenderà considerevolmente la sanità. Chi è che l'ha visto il fantasma? Penso io. Infatti ce l'avevo. Io ce l'avevo anche all'89% la sanità prima. Però dice, beh, se fosse lo spray di luce direbbe fantasma, raga. Però la sfera di luce non si vede, però neanche l'impronta avete visto. No, eh no, zero. Niente. Allora, fantasma, sfera Banshee. Asher diceva Banshee. Io sto vedendo, Asher, ma dice... con una sola nota di camera, né sotto né sopra abbiamo visto sfere di luce. Posso provare a entrare dentro io e lo chiamo e basta, vado solo con la torcia. Da solo? Sì. Prima quando stavate nel bagno, comunque si vedevano solo fumetti e basta, senza sfere di luce. Sì, cosa, congelamento, sì. Sì. Senti, prova a stare un minuto, due minuti. Sì, prova a stare là, aspetta che chiamando. Poso la roba. Adesso l'attività è anche discreta, vedi, sta a 8. 10. Adesso a 10, vediamo un po'. Perché c'è più la torcia? Ah, ecco. Sono abbassato a 5, 6. No. Vabbè, io provo a prenderla. Eventualmente, se sto là e lui si manifesta e non si vedono sfere di luce, qualcosa non va. Provo, eh? Dai. Va bene. Uè, grazie, vedi. Casta, grazie per i 17 mesi. Penso che tu sia il più longevo dopo Asher. Sì. Se ti nascondi nell'armadio, lui non è che quando sta in caccia non ti ammazza. Ma è bellissima questa cosa che hai detto, sai? Ti piace? Moltissimo. Proviamola, vediamo se funziona. Non vedo un cazzo qua dentro. E fu così che trovammo un armadio scassato. Mi vedi? 8. Devon, tu guarda il monitor e guarda l'attività. Va bene. Guarda il monitor, esatto, guardate il monitor. C'è una porta aperta qua. Nessun cazzo di armadio, ragazzi. A casa senza armadi. Ma poi come ci si entra? Scusa, non è come Dead by Daylight. No, apri la porta, ma parlo di armadio tipo stanza armadio, cabina armadio. Avevo visto una cosa del genere in un video. Ok. Trovato. Ah no, non si pare. Non lo vedo, eh.
Nessun globo? No, attività è zero adesso. Non trovo nemmeno un ossicino, niente. L'acqua è sempre pulita. Porca. Che angoscia sta da soli qua dentro. Qui non ha scritto niente, raga. Ho sentito un passo, eh? Zitti. Ho sentito un passo dietro di me. Attività comunque a zero. Ok, vado un attimo al piano di sopra, sennò provo a portare la telecamera pure, eh? Oh, faccio una cosa, prendo la telecamera e me la metto in mano. Ok. Vado a cacciare sfere di luce proprio così. Vediamo che riusciamo a fare, dai. Sì, tipo. Sentito rumore. Sì, pure per me, sì. William? Qui ha rotto qualcosa, oh. Qui ha rotto qualcosa. E rifà freddo un botto qua, raga. Però l'attività è sempre... Sta stanza è gelata. Vedete i globi di luce? Dannato, lo devo chiamare. Prova a chiamarlo. William Johnson, dacci un segno. Ecco, adesso è salita uno. William Johnson. Ditemi se vedete globi. Ditemi se vedete globi. Sono palline piccole. Io mi sono apparecchiato nell'armadietto qua, ma mi sa che non ci posso entrare, sai? No. William? È troppo piccolo. William Johnson? William. Che prima che ti ammazza, visto che stai da solo, proverei... Tanto abbiamo solo quelle due prove lì. Nessun globo, niente? Zero. William Johnson. William Johnson. William Johnson? Oui. Hey Will. William Johnson. Attività 4, attività 8. Eccoci, sta arrivando, bomba secca. E non vedete globi da nessuna parte? Sì, ho copiato. Negativo, positivo. Non vedete nessun globo? Ok, esco. Ok. William Johnson! Mentre uscivo, mo mi chiude la porta, sono finito. Non ti risponde, sto a cagare. Ecco, mo sta risalendo poco l'attività. Aspetta, prima che chiudiamo.
Voi che dite? Può essere Banshee? Allora, giusto perché c'è la cosa del crocifisso. Sì, infatti. Però non abbiamo le impronte digitali. Di quell'altro non abbiamo né impronte digitali né quell'altro. Ciao Robbo! Pure io sai che voto Banshee, sai sì, Sliver. MF livello 5, sì, giusto? Sì, sì. MF livello 5, sì, ce l'avevamo. Ok. E temperatura di congelamento, sì. Sì, ma non abbiamo le impronte digitali. Sì, anche noi a cagarci. Noi ci cagamo già da un po', da un bel po'. Proviamo a mettere Banshee, dai. Sì, però abbiamo giocato poco. Ok. Speriamo bene. Vediamo che dice. Sì! Sì! Yes. Ma ieri era da un po' che volevo. Sì, 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 dai, iniziamo, detto. L'avevi detto te. Oh, livello 3. Top. Vedi, abbiamo giocato poco. C'è sto per il caricamento? No, ci sto, ci sto. Cazzo, io ho caricato. La sentite? Sì. Pure troppo. Solo $30 mi ha dato. Sì. Sono stato scammato. Fantasma! Christian De Sica è toppato. Noi da mo' che stavamo a dire. Però avevamo bisogno dell'ultima prova che non abbiamo trovato. Alla fine siamo andati a esclusione. Ragazzi, siete tutti? Sì. Sì, sì. Che era sto sì, Asher? È che sono morto subito. E che te frega? Non va bene. Abbiamo vinto. Non mi piace. Devi morire. Io c'ho solo 41. Ho fatto 30, ho fatto, perché non ho capito bene come cazzo fa il discorso del guadagno dei punti, in pratica, perché cazzo l'ho visto pure io il fantasma, stavo là, non capisco, forse perché lo sai che è quando lo fotografi, mi sa che ti dà qualche soldo in più alle foto. Sì, con le foto, se gli fai la foto e lo prendi ti dà più soldi. Sì, ma non solo al fantasma, anche alle ossa piuttosto. Sì, che le ossa non l'ho trovata da nessuna parte. La fotocamera è una cosa che deve esserci sempre. Allora, ragazzi, torniamo un secondo su Discord, perché sennò dobbiamo stare pigiati qua in casino e poi ci rimutiamo. Oh. Ok, ci siamo. Dai. A posto. Vabbè, prima l'avevo portato a casa, dai. Scusate, una domanda. Io prima di morire avevo depositato tutto nel camion. Non fa niente. Se cioè, muori, perdi. Se muoio perdo la roba che avevo comprato, perfetto. Sì, purtroppo è... Però siamo morti tutti, però. No, sad bazzio. La roba l'avevo messa anche... Sad bazzio. L'avevo fatta apposta. Vediamo un po' che ce la posso mettere. Ancora io sempre il sale e basta. Solo questo posso mettere. Io posso mettere il termometro. Vediamo un po' che posso prendere. La luce UV. Ho detto io che stavo al telefono. Io posso prendere la quarta luce elettrica, oppure posso prendere un'altra fotocamera, ma che magari ha più possibilità per le foto. Posso prendere un crocifisso, due incensi posso prendere, un treppiedi posso prendere. Forse un crocifisso io lo metterei in inventario. Un termometro? Il termometro l'ho messo dentro io uno. Sensore sonoro. Sensore sonoro, chi c'ha 80 almeno? Io c'ho 130. Ma il livello sensore sonoro, ok, che fa? Livello 7. Un sensore in grado di ascoltare maggior parte dei suoni tranquilli e vibrazioni nell'aria. I dati vengono trasmessi presso la vostra base. Il casco con telecamera GG, però non ci abbiamo il livello ancora.
Microfono direzionale parabolico può rilevare suoni attraverso le pareti a grande distanza. Questa è una versione portatile del sensore sonoro. Vabbè, se non si può prendere il sensore sonoro, ne immagino che manco quell'altro. No, a livello 7 ci vuole. Ah, sì. No, quella è la videocamera, Trullo. La fotocamera la devi portare a mano e basta. L'abbiamo fatto già col discorso della videocamera. Quella è la videocamera che puoi piazzare. Quella che vedevi che c'avevo ma noi non era fotocamera, la considera videocamera. La fotocamera è quella proprio stupidottera che c'hai all'inizio. Pardon. La stupidottera È stupidottera, è stupidottera. che costa comunque 40 No, dollari. portarci. Se volete la prendo io. No, io ho 50. Che vogliamo prendere, ca? Crocifisso o un'altra fotocamera? Scegliete. Io forse un crocifisso me lo porterei. Sì, 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 crocifisso, sì. Piglio il crocifisso, io lo piglio, ma dopo non posso più Quindi. prendere nient'altro, Vabbè, eh. c'è Devon. Fagli Sì, prendere vai. Devon, caricco. No, è vero, quello ricco è il Devon, faglielo via Devon. Crocifisso. Ok, preso. Allora, se tu prendi il crocifisso, io prendo un'altra fotocamera, se vuoi, o se no abbiamo anche la possibilità di prendere un'altra luce UV. Ce ne abbiamo due. Un MF non lo posso prendere. Forse più che un'altra fotocamera, un'altra videocamera. Non ci arrivo con i soldi. A Aspetta, quanto costa? 50. 50. Ok, presa, questo. top. E allora abbiamo un'altra fotocamera, se vuoi. O Vai. prendo, prendo l'incenso, ne posso prendere due. Non serve, dici? C'è qualche mappa che ti dice di accendere e allontanarlo con l'incenso? Uno ce l'abbiamo, considera già in inventario. Quindi magari L'abbiamo già. pigliamolo. Ne abbiamo uno, dici? Uno ce l'abbiamo. La birra, lager. Accendino, ok, ho aggiunto anche l'accendino che ci mancava. Qui abbiamo. Ah, qui dice pillole. Vogliamo andare alla scuola? Però ci pigliamo le pillole. Posso prendere le Sei di livello? pillole io, eh? Ah, no, cazzo, è vero. So Mi 4 tira a io. livello 5. No, te No. sei 3. No, so 4. Ah, devo arrivare al 4, è vero, sì. Pillole livello 5. Pillola è il secondo Ti levi prendere. da davanti qua, per favore? Chiunque tu sia, che non riesco a Chiunque. vedere. E io? Ah, ecco, Io è stavo sempre guardando Asher. cosa potevo comprare. È sempre Asher. Un treppiedi ci può servire? Per Bello montare lì, no. telecamere video? Ce ne abbiamo due, eh? Magari la mettiamo proprio all'angolo delle. Che hai visto? Di solito sui davanzali e sulle finestre non le puoi mettere? Vogliamo prendere? Vediamo quanto costa. Dove sta? Dove sta? Treppiede 25. Volendo lo posso prendere io. Allora, prendila, io prendo due sali. Prendo il Ah, sale ok. per vedere dove cammina. Acquisto. Aggiungi. Due volte, prendo, ne prendo due o tre di sale? Tre? Senti, lo sai che c'è. No, lampade No, UV ce basta ne un altro, abbiamo. basta. Ne fa portare due di sale. Te ne fa portare due, quindi ne basta Ah, a uno. posto. C'ho ancora 26. Posso prendere due candele. Posso prendere l'incenso. E basta. E Vabbè, sopravvisto. qualche soldo che è quello che dopo, dai. Ok. Vai. Quindi aggiungo un altro sale. Ok. O ne portiamo solo uno, e in caso dovessi morire, magari non lo perdiamo. L'hai Però. messi tutti e due Sì. tu? Però il sale È buono, è buono il sicuramente sale, lascio. lo Tanto ce l'ho i soldi per ricomprarlo, costa niente. usi. Sì. Vai. Ok, ragazzi, vogliamo fare la scuola? Non Dai, io non l'ho mai fatta, proviamo. è mai fatta. È un dito al culo la Ah. scuola perché è proprio grossa. Già mi perdo là dentro, dentro la scuola, non te lo dico. Vado? Dai, che. Ah no, aspetta, qui l'equipaggiamento consigliato erano le pillole. No. Meglio non farla. Blaze del Farmhouse è come quella che avevamo fatto prima col termometro, tipico, tipica. Vediamo che difficoltà c'è qua. Tutti amatoriali sono. Ancora siamo a livello amatoriale, ragazzi. Siamo, giochiamo poco, giochiamo troppo a Star Citizen. Ridge View Alla Roadhouse. fine tu lo rompi. Quei Star Citizen? Ecco, soldi guadagnati da Andy Robby. Epord. Ciao, Happy. Una casa classica, Ridge View Roadhouse. Volevamo fare quella col termometro, se no ci facciamo.
termometro ce l'abbiamo. Un'altra farmhouse come quella che abbiamo fatto adesso, una casa colonica con tre camere da letto e un attico, come quella che abbiamo fatto mo. Allora, facciamo la casa, dai, anche per variare un po'. La roadhouse. Ok, pronto, mutatevi su Discord. Prova, prova. Ok. Pronti. Prova 1, 2, 3, prova. Prova 1, 2, 3, prova. Vai. Tutti pronti? Tutti pronti? Vai. Asher, solo io. Io so quello di livello più alto, trullo. Arrivato Devon. No, è arrivato lo zio. So, grazie. Ci sei? Devon, se ci sei, batti un colpo. Ciao Adam. Buona, sì. Allora, c'è serve il crocifisso, la prova paranormale con l'AMF e una foto di acqua su, diciamo. Che palle sta acqua sporca, non l'avessi vista una volta, non l'ho vista mai. Io sono in video pure. Che poi, scusa, io devo andare in giro per trovare una cosa paranormale, se tu mi mandi in giro col crocifisso, la cosa paranormale non viene. Allora, il crocifisso lo tiro fuori soltanto dopo che l'ho chiamato. Però ci ha ammazzato lo stesso l'altra volta Asher. Ora, Eppard ha detto che devi morire tu, mamo. Va bene. Pure. Sì. Grazie, Robby. Dov'è Treppiedi? Chi ha preso? Quando sta qui. E sta qua. Quello davanti alla cosa del computer. Allora, le lampade UV le avete preso, no? Che figo il treppiedi. Ecco. L'ho preso. Io ho la UV, la torcia normale e la radio. Io non ho torce, ragazzi, ve lo dico, vedo se qui. Ho torcia, taccuino e crocifisso. Che paraculo. Termometro. La MF non ce l'abbiamo? Ce l'ho io. Ok. Allora facciamo una cosa. Qui serve da trovare l'attività paranormale con l'MF, quindi prendi la torcia, zio. Dov'è? L'ho messa qui sulla okay. Sul mob. Serve la fotocamera, sì. Sì, la fotocamera che sta qua. A posto. Non la prendo io. Attenzione questa. Ragazzi, perché Sliver mi ha detto che il crocifisso va messo a terra nella stanza del fantasma che ti blocca uno o due attacchi, dopodiché si distrugge. Ottimo. Ah, ok. Grande Sliver. Silver. Sliver. Ah, Sliver. L'ho chiamato per 20 anni Silver Spleen. Spleen. Io sì, devo andare in giro con sto coso così perché se lo come cambio me lo butta per terra. Benissimo. Perciò troviamo subito un posto dove piazzare sta cazzo di videocamera. Ce ne abbiamo due appresso, sì. No, una. Ce n'è una sola di videocamera. Piane un'altra. Ce l'ha qualcuno. L'altra è rimasta là. Così ne piazziamo due. Per ora una ne possiamo portare. Vabbè, quasi dobbiamo prendere. Tanto anch'io c'ho il taccuino che adesso posso da qualche parte, dai. Sta al massimo, Asher. Asher, ti sento basso comunque. Mi senti basso perché mi sono allontanato. Ok. Se io mi allontano mi senti meno. Maverick Shaka, ragazzi, è arrivato. E poi parlo di grande Mav. Jennifer Williams si chiama. Jennifer Williams. La comincia a chiamare già da qua. Jennifer. Jennifer Williams. Il sortacquino Maverick. Andre. Chi ha spenta la luce già? C'era una luce accesa qua, raga. Ma minchia, questo è buongiorno, benvenuti proprio. Pa
Benvenuti e bentornati, io sono il fantasma Jennifer Lopez. C'è l'osso a terra. Devon MF. Si sta acceso, c'è l'osso qui a terra. Foto all'osso come se piovesse, ragazzi, foto all'osso. Non lo prendete, foto. Non lo prendete, solo la foto. Fatto. Chi l'ha preso? Chi ha preso quel cacchio di osso? Perché non rispondete? Non lo so chi ha preso. Chi c'ha la giacca marrone? Non è vero. Sei stato te, brutta merda. Perché non hai fatto un tempo a sentire che ti dicevo di non prenderlo. Porca puttana. La foto l'aveva bella e fatta. Ah, ok, allora a posto. Perché se lo pigli sono sordi. A posto. Come si chiamava questa? Venus Williams, come si chiamava questa? Come si chiamava questa? Non mi ricordo più già. Jennifer Williams? Vieni che devo metterti un cavalletto? No, Asher va più i cazzi suoi. Ma infatti poi dopo dici muore. E poi se gli... ragazzi, qua sotto ho acceso la luce mentre passavo in cucina. Qui. Qui la cappa del fornello. Io non ho premuto nulla. Mi sa che la luce in bagno. Sì, no, qui dietro. Ma perché non parli con la locale, che io ti sento male con la... Questa l'ho accesa io. Questa della cappa? No, quella del... La cappa si è spenta, te lo dico. No, adesso si è riaccesa. Secondo me il riflesso... Pure per me lo stavo a capire adesso, sì. Allora, in questo bagno l'acqua è limpida. Mi sentite? L'MF ce l'ho ucciso. Se ci sono novità... Jennifer? Jennifer, ci sei? Dacci un segno, Jennifer. Mostrati. Ci sono lavandini. Raga, ha spento le luci e l'ho riaccese adesso. Ha dato il segno, eh? Qua. Ha rispente. Sapete che spegni accenni? No, non io. Jennifer Wilson si chiama, come? Jennifer Wilson. Siamo qui per te. Mostrati. Cazzo si mette? Al contrario. Ragazzi, ho piazzato la fotocamera qui all'angoletto, dovrebbe prendere tutto sto scorcio fra cucina e soggiorno. Ragazzi, meno 11 gradi. Meno 8. Parla con la radio che non te sento. Aprite cassetti e sportelli, magari troviamo la tavola uscia. Ok. Qui sotto ci sono meno 9 gradi. Dove? Giù? Dove sei andato, mannate sotto? Là. Ho sentito un rumore. Ok. Ok, allora qui lo scambio. Grazie, best. Fa freddo e fumi. Occhio, raga, sta lampeggiando qua, l'hai visto? Sì. Rumore. Metti il crocifisso per terra.
F qui, eh. Ma la luce ha lampeggiato qua, eh. Meno 11 gradi. Okay, qua? Quindi qui abbiamo la prova del freddo, sì. Dai. Allora, se aspettate un secondo, io qua sotto vengo a portare all'angoletto il cavalletto con la videocamera. Eccolo. Sentito un botto, raga? Sì. Sentito? Freddo. Sì, sentito, freddo. Sentito anch'io. Ma di chiusa voi? No. Chiusa io. Io sto sopra. Vado a prendere la cosa, il cavalletto. Perché ci sono tutte le luci qua? Jennifer! Chi aspetta? Io no. Io no. Ok. Meno 11 gradi. C'è qualcuno che poi... serve qualcuno che guarda la telecamera? Io sono il piano superiore. Però abbiamo già l'indizio del freddo. Sì. Vado a dare un'occhiata su per vedere se è scritto sul taccuino, va? Io vado su e riporto il cavalletto nella posizione dove l'avevo messo, così nel caso la cambiamo. Ok. Jennifer? Culona! Jenny? Qualcuno ha guardato quelle lampade UV in giro? Non ce l'ho io. Vado a prenderla. Io ce l'ho, ma sto guardando su se c'è qualcosa, ma qua per ora. Mamo cagone, t'ha detto Eppord. Non mi pare molto un cagone. No, non è vero, Robby. Vado a prendere l'altra videocamera io, Ok, ci sono le luci di qua. E anche... bagno. L'UV. Dove? Dove? Di qua dove sta il garage. Ovunque. Sotto? Ha spento tutto, perfetto. Ha spento proprio il generatore. Dov'era? Qua. Aspetta. Qua. Sto andando un attimo al camion. Dove stava il garage? Qua. Qua sotto. Allora, c'ho due telecamere sotto, io adesso mi faccio un giro con l'UV. Io ne vedo una sola di telecamera. Sono due, una sta sotto e una sta sopra. Tutte e due accese. Lampeggia. Cazzo. M'ha fatto. Eri te quello, ero convinto che era lei, eri te i mortacci. Mannaggia la troia. Sono moruto. Ma porca, era qua. Gli ho fatto delle foto, eh. Sì, ma comunque, forse anche... dalla telecamera non si è vista.
preso anche Devon? No. E allora è qui vicino, raga. Anche a me mi ha alitato. Alitato. Sta stronza alitato. Stronza. Confermo 0 EMF. 0 EMF, ok. 0 EMF. Tornate un attimo al furgone che raccogliamo le idee, dai. Minchia, mi ha fatto via un cagotto. A me no. L'ha presa. Mamma mia. L'ha presa. Ah, ragazzina, ecco perché era gnappa, non la vedevo. Comunque l'abbiamo fotografato. Non so. Ah, sì? È questo, vero? È Lady Marion. Porco mondo. Ma vedi, eccola là. Sta stronzetta, maledetta. Allora, abbiamo solo... Ma sì. Sì, però raga, parliamo con la radio, perché sennò zio non ci sente. Quando sei morto riesci a sentire quelli che parlano con la radio, ma in quelli di prossimità li senti tutti distorti. È la bambina che strisce, Lady Marion. Maledetta. Perché l'hai visto per un attimo, io poi a un certo punto ho visto qualcosa a terra. E allora poi mi sono stato distratto da una figura intera, ma non era lei, ma era il compagno, era Asher, convinto che fosse lui il fantasma, perché con le ombre... E praticamente io sono andato a finire addosso per scappare a quell'ombra che era Asher. Sono morto. Quindi non è un fantasma da EMF. Però dobbiamo trovare la prova con l'EMF, che non ha senso. Quindi quando mi insegui mi devo mettere faccia al muro, spegni la luce e non parlo. Ma può darsi che sia stato fortunato, perché a me l'altra volta addirittura quello che attaccava una persona soltanto ci ha ammazzato col crocifisso in mano. Non l'ho trovata. Chi c'ha la torcia UV? Io. Sta anche dentro casa. Ok. Andiamo a vedere il tramo in pronto. Sì, andiamo, va. Se riesci piangi pure. Ma c'hai anche la torcia? Osso, fantasma. Una deve rimanere qua, Devon. Sai che c'è? Che ste cazzo di foto non ti danno la possibilità di zoomarle? Sì, sì, lo so. Adesso ce l'hai detto prima. Noi invece ce l'avevamo con sto Cristo in mano. Che dobbiamo andare con la torcia B. No, te la Kir. È un piacere nostro che ci vieni a vedere. L'abbiamo scoperto le nostre spese da quel giorno. Però è un po' una cagata, se ci pensi. Io pensavo che chi ce l'aveva, cioè ragionando sopra, ho detto se c'è il crocifisso, la persona che ha il crocifisso in mano non è attaccata, magari si è attaccata gli altri, quindi tirai fuori il crocifisso. Secco, morto. Porca troia. Che succede? No, mi sta perdendo tutto. Allora, intanto io voglio andare a vedere. Mamma mia, ti spaventi perché battono. Scala spiritica no, tutti i giocatori nostri, luce no, libro spiritico no, tempo di... abbiamo solo questo, può essere tutto. Io non li posso aiutare, devono far loro. Fumetti. Può essere tutto, spettro, fantasma, banshee, mare, demone, Yurei. Il libro non l'ha scritto. Ah, la bambina che striscia, maledetta. Sono pieno di inventario.
fa sporca non c'è sta. Ok. Dicevi la fotocamera l'abbiamo lasciata. Sono curioso di vederlo sto fantasma. Tu che se fa impressione. UV, torch e la radio. Ah, ok. Ah, la radio non l'abbiamo provata. Prova un po' a parlare. E mo la provo, va. Non vorrei vedere così. Vorrei vedere normale. Jennifer Williams. Williams. Jennifer sì. Williams. Ciao Break. Mi senti? Jennifer Williams. Mi senti? Ah, perché lui comunque è sempre. Io l'ho sempre girato, non l'ho mai trovato. Mo ci vado sotto un cantina, dove caspita. Jennifer. Sporca l'acqua. Sporca l'acqua, senti quell'altro. La cantina Jennifer. Sta qua. Attività zero. Okay. Qua. Asher. Dimmi. Ho trovato poi un nascondiglio se ci attacca. Lo so che si vede solo quando attacca. E si attacca da sotto. Per esempio ma. Non lo vedi? Io pensavo che stava spawnato da una parte tutto il tempo, magari, no? Cominciano a lampeggiare, ci possiamo chiudere dentro, vedi, guarda? Sì, sì, sì. Ok, vediamo. L'altra volta l'avevo visto, infatti. Era pure inquietantissimo. Quello con la falce. Arrivo allora, vengo fuori, va. Te quanto stai, Devon? 47. Allora vengo io, va. Io? Porta pure la fotocamera, devo. Okay. Ecco. Devo lasciarti le cose, vero? Devo lasciarti le. Quale torcia vuoi? Quella normale. Quella normale. Sì. Ma lo zio come è morto male, va. Madonna. Ma sarò io, chat. Ma fa meno paura in questo frangente, perché vabbè, ormai sei già morto. A me mi fa. Cioè, pure se esce fuori, lo vedi un po' così, non è che ti mette più paura col buio, invece qui con tutta sta illuminazione notturna. Se non troviamo l'acqua sporca, facciamo la foto del cadavere. Senti quest'altro. Se non troviamo l'acqua sporca facciamo la foto. Ah, perché è rimasta una foto sola. Intanto mi sa che l'MF posso posarlo, no? Sì, posarlo ormai. Vado a posare l'MF. Che magari prendo qualcos'altro, prendo il sale. Infatti in questi casi è lo streamer che non dovrebbe morire mai, maledetto. Anche perché stai scendendo di lucidità. Questa me la so giocata praticamente. E quando abbiamo cominciato a streamare sto gioco, ve lo dico, ma non perché voglia essere quello, però per farvi capire, saranno non so quanto tempo fa, l'avevo visto da un tizio, da uno streamer inglese, e ho fatto, sai che questo potrebbe averci la potenzialità? Beh, sarà stata una coincidenza, ovviamente, che chi cazzo se... Tutti hanno streamato, tutti, è diventato famosissimo sto gioco. Perché? Perché il concetto è vincente. Eh sì, è mesetto. Sarebbe bello se una volta morto tu potessi reagire da fantasma tipo un momento. Magari, è quello che speravo, invece non si può. Chissà se si può. O vi portate dietro la videocamera. Vedi, però ti dà l'interazione, perciò probabilmente in un futuro con un aggiornamento. Però dice, sai, in quel caso li depisti da morto, no? Sì, c'è parecchie camere. Ma ci sono tutte le porte aperte al piano di sopra. Almeno un riconoscimentino, non perché, vedi, non c'ho i grandi numeri dei grandi streamer, però un riconoscimentino di quello che ci ha visto lungo, datemelo. Sono andato a cercare gli altri bagni per vedere magari se veniva fuori la sporca. Secondo me metteranno tanta di quella roba, secondo me Lady Marion metteranno addirittura anche secondo me, ma non l'ho sentito perché voglio informarmi dagli sviluppatori, che metteranno anche la componente caccia al fantasma, non soltanto il rilevamento, ma anche la caccia al fantasma, spero, penso. Se fanno le foto quando ci sei, tu vieni ripreso anche se fantasma. Mamma mia, che spettacolo.
Notte, Collu. Sento passi però, raga. Quindi sta qua, da sti pizzi, raga. Dove sta? De sopra o di sotto? Eccolo, eccola puttana. Eccola, 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 l'ho vista. Sta qua in garage. L'ho sentita. E l'ho pure vista che... Mi sentite? È mossita, andata, forse non... Andata via, andata via. La stronza. Mi devo lampeggiare la torcia dello zio morto. Dello zio morto sarei io. Vabbè. Quindi il crocifisso ha funzionato. Vedi un po' se l'ha spuntato. No, non ha spuntato. Ma però dove eravate poco? Ma dove eravate poco? Qui stanno lampeggiando le torce. Eccola, eccola! Si è buggata. Denata. Modelli di merda, posso dire. Beh, è un'alfa. Asher, l'attività è salita, vero? Mamo torna, sì, era al massimo. Mamo torna, stai all'8%. Devon, ti lascio il crocifisso? Che spettacolo. Qua terra, ho visto compenetrasse qua. Aspetta, vai. Ah, sono loro. Stava di sotto, regà. Stava di sotto. Stava di sotto. Stava di sotto. Siamo entrato qua. La tipa stava giù in cucina, ve l'ho detto. Ma voi mi sentite se parlo, no, eh? Voi mi sentite se parlo, no, eh? No, lampeggiava, ma era giù. Devo. Ma gli faccio uno scherzo, gli faccio uno scherzo. Vabbè, ma quello lui. Cazzo. Chi è? Cazzo. Lo minchia, devo l'ha sentito? Sì. Mamo, esci. Mi ha fatto cagare, mi ha fatto. Mamo, esci. Cazzo mio. Sta bastarda. No, ero io. Ma ha urlato, salitato nell'orecchio, non lo so mai. Raga, era lo zio, ma ha fatto lo scherzo. Ah, infame. Maledetto. E l'ho sentito pure io, quindi non poteva essere. Canta come se a ride. Maledetto. Almeno faccio qualcosa, raga, scusa. Oh. Senti, però quella del fantasma avrebbe... È spawnata una palla, raga. Detta malissimo. È spawnata. E beh, sembrava un rutto più che altro, lo dimenticano perché... Ma che ride, ma così si imparano, perché una sera, un mese fa, tipo, sono entrati, hanno fatto... sono boccati, eravamo tutti presi, ci hanno fatto cagare, Asher. Ho detto... Mi è uscita una palla, Ghostfart, porco mondo. Non mi avete poi detto niente mentre stavate... Sembravo Asi Argento. Quando vi dicevo lampeggia, quando recita, praticamente, super giù, perché... perché la radio non funziona. Dove stanno che mi so... Non capiscono che devono stare al piano terra o al seminterrato, vanno sopra. Non so perché. È apparsa sempre sotto e al piano terra. E vabbè, cioè, fammi il punto. Che devo fare il punto? C'avete neanche una... Non c'avete manco un indizio. Sì, ciao K. E la torcia UV se vanno cercando. Mo stanno giù però, vedi? Un po' l'hanno intuita. Oh. Mi sono ciecato un occhio, perite. L'acqua sporca non ha... niente, non... Gna fanno. Come fa andate? Ah, ok. Vedete un po' se trovate le impronte. Io vi rimango qua e vi guardo telecamera e... Il caghetta, hai capito? Apple, il caghetta, io vi rimango qua, vi guardo la telecamera. Stammi dietro, Devo, non mi abbandonare. No. Ma che tristezza, io sono morto, manco fuori mi hanno portato, sono morto lì. Aggiungi
aggiornaci sul tuo stato mentale. Sì, sì. Devo andare attaccato al culo mio, devi stare. Detta male. No, detta normale. Jack Williams. Stiamo venendo a prendere adesso, c'è dubito, sta pure chiuso dentro sta troia, non serve. Punto totale, eccoci fisso. Grazie, Devo. Eccola, 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 eccola. Cazzo. Ma scusa, c'era il crocifisso per terra. Sei morto? Sei morto? Ragazzi, si è visto dalla telecamera infrarossi. Ma chi è morto, raga? Che state a fare? Che schifo. Già. Ma scusa, ma chi è morto? Devo giocare di Asher. Fantasma di Asher, mi parli? Per me, io non l'ho visto per terra. Che cazzo di fantasma è? Non ha scritto sul taccuino. La lampada UV che ce l'aveva Asher. Entro un attimo, va, vedo se riesco a prendere la lampada. Porta prego! Intanto non funziona. È morto a pecora, raga. Ma chi è questo cliccato sulla porta? Asher. Come è morto male. Mi sei inculato. Stanno a finire tra la luce e vino, ma siamo sempre, sono morto io e morto pure Asher, però la prima volta. Oh, comunque aveva detto, chi è che aveva detto? Ah, Robby, avevi detto che sarebbe morto Mamo, siamo morti tutti meno che Mamo. Fa un po' te. Allora, signora, non parlare, capito? Sono morto io e Mamo e Asher. Pare che sta a cercare qualcosa con una mano. Guarda, è morto con la mano e si attacca qui. Ma cos'è? Mamo. Sì, sì, avevi detto. Adesso tocca a Mamo. E Mamo ti ha detto no, Robè. E gli hai detto pure che era anche casotto, tra l'altro. A me mi sa che sta ragazzina ve lo sta proprio. Come cosa, no? Qui te se inculano. Qui sono stranculamo. Ah, proprio qui si inculano proprio, non ci stanno, qui si inculano. Qui te se inculano. Proprio così ti ha fatto. Raga, per me. Tasto destro. No, magari. Eccola! Che cazzo è? Così è morto. Sta per finire, madonna sei aggressiva, raga. Mamo, cazzo. È morto Mamo, sei rimasto da solo, Devon. Sono rimasto da solo. Eh sì. Merda. E mo? Cerchiamo di capire che può essere. No, è molto aggressiva perché abbiamo ammazzato tutti, ovviamente. Ci sono spente. È proprio avvelenata. È morto così, manco si è vista, sì, Lady Medium, nel senso. Per me è un Revenant. No, però temperature di congelamento non ci sono.
Spettro? Demone è disperato. Demone è disperatissimo. E infatti mi sa che sta dentro al camion il caghetta. Dai, lascialo! Notte, Mac! Ragazzi, voi mi sentite? Sì, se parliamo un po'. Prova, prova. Allora. Ma come... io non riesco a sentirvi. Cioè, vi sento ma non mi sentite a me. Mi sentite? Pare che sta a pregare, raga. Pare che sta pregando, si caga addosso. Io ci provo, gli dico Banshee. 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 Dall'aldilà. Gli consigli, no? Mare, mare, mare. Ma voi mi sentite? Ma dove? Qua? Ma sul gioco mi sentite? A me non mi sentite? Sul gioco non mi sentite? Si fa più paura lui che il fantasma, mortacci, stracci. Sente tutta la pressione della live addosso. Si sente che lo sta a guardare tutti. Si sente che deve scegliere e non vuole di deludere nessuno, Corello. Quello so anche a petà. Sta leggendo il libro questo. Sta cercando di capire. Vedi, sta leggendo sto libro qua e cercando di capire che tipologia de... dalle prove che abbiamo, che tipo di... De... Vediamo dove sto. Però potrebbe essere anche un demone, uno dei peggiori che si possono incontrare, attaccato spesso. Mi faccio bene, demone. Vediamo questo. Demone. Però chiudila la porta, ho capito. Ho capito una cosa di giorno, cazzo. Tac. Qualsiasi cosa hai fatto va bene, non ti preoccupa. Vabbè, vediamo. Portacci, c'aveva ragione. Che hai messo te? Banshee.
colpa mia che ti ho detto Banshee. Avevo detto mare. Avevo detto mare. Ma mamma, ma raga, ma voi non mi sentivate? Io sentivo a voi, ma voi a me non mi sentivate? Che premevate per parlare? La radio. Aspetta, per sentire, allora, il discorso è quando sei morto senti gli altri che parlano in radio. Ok, ma voi quando siete morti voi, pure dopo di me, se dovevamo sentire tecnicamente noi, no? Io ogni tanto pure voi, e io sentivo a mamma e a te, ma voi a me non mi sentivate, io premendo sia V che B. Premevo quello della B. Per parlare tu con dal regno dei morti con Devon, che aveva sai? Attaccato Discord. Ah, ok. Pensavo e facevo... Ne vogliamo fare l'ultima o no? Finimo? È mezzanotte e 20, ragazzi. Allora, sa che... Decidete voi. Decide Mamo, che è lui che si sveglia presto la mattina. Io invece sono alle 6 e un quarto. Io pure, 6 e 10, quindi dai, decidiamo insieme. Dai, una veloce. Vedi che però te fa venire voglia di giocare a sto gioco, eh? Il guai è che ci giochiamo poco, raga, siamo ancora a livello 4. Voi quanto state di livello? Io 2. 3. 4. Quanto a me. Io sto a 3, quasi 4. No, io ho 4 preso. Allora, tecnicamente, giustamente, no, pensavo adesso io quello che c'ha il livello più alto. E, tecnicamente dicevo in un chat di approfittare del fatto che dovevi fare la lobby a quello che era di livello più alto. Ah. Però vai, non male, dai, una su due, la 50%, questa è la bella. Dai, fammela bella, fammela veloce e fammela strana. Minchia, Brown, no, qui c'è sempre le pillole, non le possiamo comprare le pillole ancora noi. Tanglewood Street, Grafton House, Blizzard Farmhouse. Io ho 89 dollarucci, Ah, 89 dollarucci, spenditi adesso perché se famo questa capace che moriamo tutti. Perché il fantasma sembra pericoloso, dobbiamo stare attenti, dice. Quindi che piglio? Crocifisso? Anche due, se ci dividiamo in due. Ne prendo uno pure io. Uno B. C'ho 24 che prendo. Prendo un incenso, un sale. Prendi il sale. Io c'ho ancora tutta la roba di prima, Vediamo io che c'ho, niente di prima. Quindi metto una torcia. Quindi compro sale un'altra volta e prendo un crocifisso. Che dite? Ce l'ho io il crocifisso, lo posso mettere. Uno? Sì. Abbiamo due? Due. C'ho l'incenso. Allora, scatola spiritica, abbiamo due luci UV. La torcia elettrica ce ne abbiamo una sola? No, ce ne abbiamo due. Ne prendo un'altra. Se vuoi ne prendo un'altra pure io, ma poi non posso più prendere il crocifisso. Ah sì, lo posso prendere. Siamo già a due. Ah, a posto, allora va bene. La videocamera ce n'abbiamo sempre quante? Guarda un po'. Ce n'abbiamo due. Ottimo. E una fotocamera, però una fotocamera basta, tanto le foto. Il cavalletto l'abbiamo perso, ormai l'ho preso una volta, basta, non più. Sì. Oddio, adesso serviva il cavalletto perché andiamo nella stanza grande. Ce l'ho io. Ok. Vai. Ok. Io prendo un accendino. E a sto punto prendo pure un incenso. Ok. Io prendo un'altra fotocamera e un sale. No, il sale già c'è, è già pieno. Ok, allora prendo la fotocamera. Acquisto, indietro, aggiungi fotocamera. Che posso prendere l'altro? C'ho ancora 21. Accendini, candele. Accendine ce l'abbiamo uno. Candele non abbiamo, incenso ne abbiamo uno. Ma che prende... candele le troviamo dentro, dai. Ma che prende un altro accendino? Dai, prendilo. Tanto per darci fuoco. Sì, al limite. Ok, selezioniamo il contratto, andiamo alla... O volete fare la scuola, però la scuola ci via male. La scuola ci vuole le pippole, quindi... Sì, tecnicamente potresti farla pure senza, però dovresti organizzare bene. Noi la conosciamo poco, l'abbiamo fatta una volta sola, e quindi è meglio evitarla. Non è per cagasse addosso, perché poi alla fine moriremo tutti, perderemo tutti i soldi, perderemo tutto, non faremo il contratto e ciaone.
Blizzard Farmhouse. Sembra, questo è quello pericoloso. Ok, pronto. Mutatevi su Discord appena. Ok, se li va. Uvu cumbra sembri, zio, accendini candele. Tu prendi candele, signore? Ma che? Ma è sempre il caso. Mo mi ha detto inizia. Duarte ho premuto. Mo sì, ve vedo. Porta, eccomi, mo sì, ve vedo. Top, sei a casa, mo? Sono dentro. Sono dentro? Mancavamo. Ci siamo tutti? Questa è un'altra stronza. Ellen Williams, la sorella di Serena. La vita del fratello di ragazzo con un crocifisso. Mortacci tua. Tu cagà. Vincenzo, vedi? Meno cazzo, meno male. Il fantasma risponde a tutti? E se lo cominciamo a chiamare si incazza, perfetto. Per ottenere un po' di attività paranormali, assicuriamoci di consultare il taccuino e annotare qualsiasi prova trovata, vabbè. Crocifisso ci serve, raga. Io ho preso il crocifisso. Io la MF. Caghetta. Ho capito. Taccuino. Tanto io con il crocifisso, diciamo io con... Aspetta, no. Cambia poco. La videocamera qua... Avvio. Presa io. Una ce l'ho io, una c'ha le fotocamere, dobbiamo prendere eventualmente per... Ma l'avete fotografato a me prima da morto? Perché se me fotografate da morto ci dai soldi. Va bene. Io... Tu che? Aspetta, io sto senza torcia. Io ce l'ho. Ho preso la torcia UV, dai. Io c'ho torcia UV. Videocamera e taccuino. Tanto il taccuino me lo poso e torno a prendere la radio. Beh, presa io. Okay, ho preso la fotocamera. Via. Io ho torcia, vabbè, radio e web e videocamera. Andiamo. Padre retro. Satanasso. Io non ho. Segui me, io e te da sta parte allora. Buoni, raga. Aprimo. Ellen Williams. Ellen Williams. Ce l'hai la candela? Ficca da dove senti meglio. Oh. Dove? Oh. Ha fatto la natazzina? Già si è incazzata? Oh, livello 3. Già sta incazzata. Livello 3. Sarà una mestruazione, non so. Vabbè, qualcuno è stato testimone di vista volare la natazzina? Oh, sì. EMF livello 3. EMF livello 3? Ellen Williams. Lanciami la candela. Dove sei? Ma ha risposto, raga, ha detto sì. Ellen Williams, mostrati. Livello 3. Dacci un segno. Ma bello è scritto, dai. Ecco. Già scritto. Ammazza come sta incazzata. Oh. Raga, mi sa che qui come è già dobbiamo uscire, Ellen Williams, dove sei? Cioè, ma ha scritto taccuino mentre ce l'avevo in mano, fammi capire. Sì, mamma, però parla con la radio, non con prossimità. Che radio, radio. Ma che cazzo? Mi sta parlando, regà, la radio, mi sta parlando la radio. È messo a livello 2. Ha detto attack. Fuori. Attack, fuori. Uscite che facciamo il... Fuori.
Mortacci tua, come sta incazzata questa, oh! Mortacci sua, come sta incazzata questa, oh! Era proprio. Ha attaccato pure prima dello scadere dei 5 minuti, subito. Cioè, ha attaccato, ha minacciato. No, ha minacciato, però non ha. Però sta ingrifata. Sì, però meno male dove sta. Quello dell'evento paranormale, tipo che ha lanciato la roba, no? L'abbiamo vista, però. Ok, quindi sul libro già scritto. Sì, in vedeva l'ora di scrivere, stava lì, eh. Sta proprio, sta a mille, sta. Cazzata riga. Scatola spiritica, quindi scritto. No, scusa, libro spiritico l'ha fatto. E già potrebbe essere spirito Revenant, Umbra, Yure, può essere tutto il mondo. Ma temperature... scatola spiritica, no? Ho detto che ti ha risposto. Sì, è vero, è vero. Quindi spirito, demone o oni. Sicuro sta botta becchiamo il demone. Che più? EMF livello 3. Quindi non 5. Quindi le EMF possiamo anche posarlo. Sì. Come sta la sanità mentale? Guardate un po'. Ok, quindi non abbiamo. Allora, l'Oni è molto attivo. Il demone? Vabbè, raga, addio. Addio che? Vado a morire. Fare un demone domande con successo con la tavola della luce non abbassa la sanità mentale. Punti di forza unici, i demoni attaccano più spesso di qualsiasi altro fantasma. Guarda, eh. Ce l'abbiamo? Termometro no. Non ci siamo portati, manco uno. Ma io mi abbia un altro crocifisso, non si sa mai. E... qualcuno ha preso le... la lampada da uva? Io no, stavolta non ce l'ho. La tazzina mi assicurate che è volata, l'avete vista volare? Sì. E allora è probabile che dicono dalla chat che sia un Oni. Vediamo di chiudere in bellezza, dai, proviamo a vedere a rientrare un'altra volta e vediamo che si può fare. Crocifisso di io sto, sempre attaccato alla radio. Chi ce l'ha il crocifisso? Io. E io. Ok, allora io prendo l'incenso. Prendi l'incenso, sì. Mi raccomando. Mi raccomando, anche una fotocamera portate, almeno. Ce l'ho io. Vieni, mamma. Arriva. Do fuoco all'incenso. Raga, voi provate a entrare dentro. Io intanto controllo qui al... Andate nella stanza dove ho messo la fotocamera, la videocamera. Io uso la radio. Perché vi siete allontanati, pensavo state qua. Dico, andate nella stanza dove ho messo la videocamera, quella all'angoletto, quella dove ci stanno i ventilatori. Dove ha visto le tazzine, provate a chiamarlo là, perché se riusciamo, e non accendete nessuna luce, se riusciamo a vedere almeno un altro, che ne so, un globo di luce, già stiamo a cavallo. Ok. Esatto, lì davanti, davanti verso il ventilatore, cominciare a chiamarla, è lì che si è manifestata, no? Temperatura di congelamento. Esatto, quindi, temperatura di congelamento qua. Forte, cominciare a chiamarla. Elena Wills. Elena Williams. Puttana, l'ho vista pure io, l'ho vista. L'ha spuntato. L'hai fotografata? Sì. Grandissimo. Porca troia, mamo. Eppure bene l'hai presa, cazzo. La radio, zio. Eppure bene l'hai presa. Tutti dentro, è demone, raga. Ok, andiamo. Minchia, i fumetti, vedo da qua. Mamo,
l'incenso però mi sa. È finito l'incenso. Come è finito? No, 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 no. Diceva solo di evitare che il fantasma ti desse la caccia con un crocifisso, l'unica. E poi dopo? E basta. Manca solo scopri di che tipo di fantasma è fatto. Quello dell'incenso l'ha spuntato, non so perché. Perché abbiamo acceso l'incenso di mentre eravamo dentro. Manca che culo! Raga, io vado a morire. Perché? No, aspetta. No! Ah, dici? Ce l'ho pure io. Ce l'ho pure io. Vai a mettere l'arco, la chiami e lo metti per terra. Vai. Tanto c'è. Ma aspetta, lascia tutto il resto però. È uguale, tanto se muoio, muoio. Perdiamo tutto uguale. Ah sì. Vabbè, se sa mai. Vabbè, faccio. Ma. Portale solo il crocifisso. E la torcia, sti cavoli, la ricompriamo la torcia. Vai, sto andando dentro. Evelyn. Ellen Williams. Sembra Davide Eva 02, mi sembra. Cazzo, c'è comparsa proprio davanti, c'è comparsa. Che sei cagato sotto, eh? Abbastanza. Raga, apri la radio. Vai, vai, tranquillo. Vai avanti, chiamala. Sì, sì, per terra. Mettilo per, metti il crocifisso per terra e la chiami. Oh, ok. Va vero. Sì, lì. E rimani lì, eh? Prendimi, se ne hai il coraggio. Ellen, prendimi se hai il coraggio. Ellen. Devo starti fermo che ti guardi intorno. Attività di livello 6, 4. Attività in aumento, eh. Ellen, vieni, ti aspetto. Dì, brutta Ellen. Zoccola di una vecchia, dì. Dì, ti odio finché non sarò anche un vecchio di merda. Ellen, forza. Però cos'è? Asher, il crocifisso. Slimer, mi sa pure a me, guarda come sta, già sta prono, già sta pronto, guarda, guarda. Occhio, qualcosa. Temperature di congelamento tremende. Ho visto proprio una nuvola sopra te, quando ti sei messa a pecora. No, occhio, occhio, lo devi buttare per terra, sennò non funziona, eh. Pigliami, Ellen, pigliami. Guarda che scena, guarda che scena, raga, guarda che scena, guarda che scena. L'attività è bassa, l'attività è bassa. Ellen, hai rotto il cazzo. Tieni sotto occhio. Codarda. Ellen, sei una codarda. Stai a premere control quando gli parli? Per parlare al fantasma. E sto a parlare come control. Prova un po'. Se c'è la radio, se c'è la radio B. Se c'è, se non c'è la radio, control. No, ma i fantasmi sentono la radio, no? Quindi... Sentono la radio e sentono pure quello de prossimità. Infatti. Quindi sempre B. No, B e V, l'altra è V, no control. Asher, chiamala, chiamala. Ellen. No, vieni, sì. Ti aspetto. Diese te dan segno. Eh? Oh, dammi un segno. Sette, attività 7. Ellen, se non te muovi, accenda la luce. No. Die, chiamala per nome e cognome, Ellen Williams. Zero, attività zero. Due sta risalendo. Richiamala, Diese ti dà un segno. Ellen Williams, dacci un segno. Ellen Williams, dacci un segno. Sette. Sta arrivando. Otto. Ellen Williams, dammi un segno. Dieci. Fa dieci. Ellen Williams, dove stai? Fatte vedere. Nove. Ellen Williams, dammi un segno, fatte vedere. Tanto si vede quando arriva, chiuderà la porta che sta lì all'ingresso e lampeggia tutto.
No, non ce l'ha data ancora. Stiamo a cercare di prenderlo. Dammi un segno, sento dei passi. No, Sliver, non ce l'ha data ancora l'obiettivo del crocifisso. Quelle non erano cose di luce. Gli avevo già risposto. Ah, scusa. Figurati. Eccola. Eccoci, eccoci. Te sta a trollare. Livello 6, 7. Oh, livello 6, 7? Ha suonato il piano, figo. Sì, ha suonato il piano, Eren. Suona per me. Crocifisso sta facendo un cazzo comunque. Mi ricorda un pezzo di una serie che ho visto recentemente, russa, fighissima. Regalate su Prime Video e vedetela se vi piace. Che si chiama To the Lake. C'è una scena soltanto, non vi dico chi, in cui uno dei partecipanti, dei protagonisti, viene quasi violentato da una vecchia. Dov'è? Metti per terra il crocifisso per terra! No, no, intanto sta là, ferma, Eren! Stava sulla porta, è sparita. Ecco, ha aperto la porta. Eccola! Dai, eccola. E guarda, levati. Mettilo per terra. Levati, Devon. Ele. Sparita. Ma che PMG è scappata? Livello 10, sta ancora là, eh. Molte se fa. Per molte se incula proprio, te lo dico. Ele. Zero. Senti, fai una cosa, butta il crocifisso per terra e valla a chiamare. No, e valla a chiamare lontano. E poi quando vedi che sta per arrivare, vai verso dove hai buttato il crocifisso. Però buttalo qua, che almeno lo vediamo. Quanto state sanità mentale? Capirai dopo averla. Stai a 39. Molto. Ciao! Ciao un cazzo. Vai, vai, butta per terra il crocifisso. Devon, Dio buono, levati da davanti. Io sto qua, eh. Eccola, alle tue spalle. Dove stavi prima? Butta per terra il crocifisso. Eccola. Buttalo per terra. Buttalo per terra. Sta qua. È andata. Sei. No. È sparita prima, ma mortacci sua. Stava venendo verso di te con tanto di mannaia, di falce. Apposta ho detto buttalo da una parte, chiamala da un'altra e poi la porti verso di qua. Cioè, il crocifisso lo butti qui dove stiamo noi, cioè dove stavi prima al video, alla videocamera. Ma sparisci, dove stai? Livello 10. Sopra il crocifisso. La sento rutta. Eren. Vieni verso la videocamera. Eccola, di fronte a te. Metti il crocifisso. L'ho già messo, sta qua. Ce l'ho il crocifisso, sta qua. Senti, là si è buggata, sono tre volte, gli mettiamo il crocifisso ai piedi, che cazzo. Per me alla fine si è fidanzate, dice Silver Sliver. Sappiamo che è un demone. È un demone tutta la vita. Ciao Eren, saluta tutti a casa, eh. Chiuso pure la porta. Mettere tutti i demoni, eh? Perché io devo fare. Arrivo. Quindi libro spiritico, scatola spiritica e temperatura di congelamento. Sì, una discreta gnocca. Fatta andare 25%. Guarda lo zio, bello, accento. Lo tranquillo, zio. Ma perché non era molto aggressiva? Era una cucciolotta, se vuoi vado a fare io sta cosa, dammi il crocifisso. Ah, sì, ce l'ho. Aspetta, eh. Buona, ce l'hai il crocifisso, cioè, spigliato il cioè. Tanto se la chiami, hai visto, interagisce. Sì, sì, se la chiami, vieni. Sì. Guarda quanto sono amichevole io, eh. È brava, dai. Tanto devi entrarsi. Eccolo.
Signora Helen, buonasera, carissima. Come va? Carissimissima. Salve, non è che io siamo qui noi, eh. Salve. Ha già ruttato, regà. Già ruttato. Carissima signora Helen. Come la va? Fa freschino un po' qua dentro, i riscaldamenti, eh? No, lei risparmia. La capisco. Sì. Lo fanno. Buonasera, eh. L'attività sta salendo. Ok, dimmi quanto fra quanto sale. Mi invece Helen Smith, Helen, come cazzo ti chiami? Helen Wilson, Helen, Helen Uccia, Helen Williams, Helen Tesoro. Allora, ecco, si sta salendo 3. Helen Williams, carissima, c'è il pacco per la signora Helen Williams. Helen Williams, c'è un pacco per lei da Amazon, Corriere Amazon, signora. Eccola! L'ho vista. Helen, Helen, Helen Williams. Perché vai sempre là? Vieni qua, cazzo. Helen Williams. Ah, cazzo, io stavo con quell'altro tasto, scusate. Helen Williams, ti ho visto passare, c'ho una consegna Amazon per te. Corriere Amazon, signora, posso mettere nell'ascensore? Corriere Amazon, signora. Helen Williams, Helen che fa? Helen, Helen Caruccia? Signora Helen Williams? Helen Williams, buongiorno, salve, siamo di Tecnocasa. Volevamo visto questa casa, le volevamo proporre un rogito, così. Per caso lei ha intenzione di venderla? No? Signora Helen, Helen Williams, Elenuccia, Ciccina, Helen, Elenuccia, Elenella, Elenina, perché mi chiudi la porta, brutto fetente? Helen, allora io vengo di qua, Helen, e metto il facciamo così, guardi, io le metto qui a terra il crocifisso, ecco, proprio qua, poi vengo da lei, un attimo, fammi girare, ho due dita, tre dita, allora, si è sentito un insulto, mi ha insultato, credo. Helen, signora carissima, sì, signora Williams, signora Williams, Helen, 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 Helen Williams, Helen Williams, Helen Williams, mi senti? Dacci un segno. Alla fine a forza di fare lo stronzo moro, sicuro. Helen, Helenina, Helen Williams, dacci un segnetto, per favore. Aspetti, vengo a vedere se tante volte... No, di qua no. Helen, Helen Williams, Helen, Helen Williams, Helen Williams. Helen Williams, Helen Williams, Helen, dove sei Helen? Helen Williams, lei non è proprio... Ecco, suonano, ecco, sì, sì, suonano, quant'è l'attività, raga? Quant'è la sanità mentale? Perché ha telefonato. Helen, Helen Williams, Helen, Helen Williams, vieni qui da me, mostrati, Helen Williams, mostrati, dacci un segno, Helen Williams, dove sei? Quanti anni hai? Helen Williams. No, sto col vostro. No, sto chiamando col B, raga. Helen. No, è il contrario. Helen. Helenuccia. Helenuccia, dove sei, Helenuccia, tesoro? Helenuccia. Helen. Helen Williams. Non mi apparire di botto, solo così, se sei scortese. Helen Williams, saresti un po' scortese se mi apparissi di botto. Capisci? Helen, Helen Williams, Helen Will, orca puttana, ma ruttato. Quello della radio sale il costo, sì. Ma quello della radio è B. Quello stava a tenere. Helen, dove sei Helen? Helen Williams, ti mostri a me? Mostrati a me, Helen Williams tesoro. Helen, Helen Williams, Helen Williams, Helen Williams. Helen Williams? Secondo me si è rotta il cazzo pure lei. Helen Williams? E vuole che io la segua? Helen? Helen Williams? Allora sai che nuova c'è? Venga a riprendermi il crocifice. No, io se vede un cazzo, mio amore. Cazzo, Helen, dai un po'. Ragazzi? Controllate l'obiettivo perché ha distrutto il crocifisso. Eccola, eccola, eccola. Oh, 10. Puttana la miseria, non ho più il crocifisso, ragazzi. Ma
fatto? È fissa 10, ecco, è sparito, è sparito. Sì, che fine ha fatto il crocifisso? È sparito. Addirittura. Ah no, eccolo. Trovato, scusate, trovato, non si vedeva su quel cazzo di tappeto di merda. Ellen Williams, dove sei? 9-0, è qua, sta risalendo a 2. Ellen Williams. Falla incazzare. Ellen Williams. Ellen Williams. Lei è veramente brutta, sa? Ellen Williams, fa molto freddo qui. Li paghi i tuoi sordi per un po' di riscaldamenti, sia gentile. Ellen Williams, Ellen Williams. Ellen Williams, buonasera, salve. Dalle, dalle morta de fame. Mi ha ruttato alle spalle. Mi ha ruttato alle spalle. Mi ha ruttato alle spalle. Mi ha ruttato alle spalle, sta stronza. Mi ha ruttato, mi ha ruttato. Mi ha ruttato, mi ha ruttato. Ellen Williams, Ellen Williams, Ellen Williams, Ellen Williams. Va a finire male qua, io lo so. Va a finire male qua, io lo so. Non la vedo però, non la vedo ragazzi, non la vedo. Ellen Williams, dove sei? Ellen Williams? No, Merutta. Sta scendendo di nuovo. Ellen Williams? Puoi suonare qualcosa per me? Ellen Williams? Suona il piano. Ellen Williams? Accendi... Che è Alexa, non è Ellen Williams. Alexa? Ellen Williams, metti timer. Oh, piano, ha suonato il piano, regà. Ellen Williams, suona il piano per me. Attività. Ellen Williams, suona il piano ancora per me. Ellen Williams, suona il piano, play piano. Ellen Williams, suona il forte. Ellen Williams, Ellen, Ellen Williams, Ellen Williams, Ellen Williams, e qui c'hiamo una vita noi, dopo pure a Nassena una certa, dai, e fate venire fuori un'idea, su. Ellen Williams, suona il piano. Ellen, dacci un segno. Oh. Eccola. Eccola, è là dietro, vero? La vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Eccola. Pum, ha buttato. Ellen. Dai, no. L'hai presa, guarda un po' l'obiettivo. Vai, fatta, fatta, fatta. Dai! Curi, curi. Wow! Gliel'ho tirato ai piedi, raga. Gliel'ho tirato ai piedi. Gliel'ho tirato ai piedi. Wow. Mazzela. Però porella, mi faceva pure tenerezza, perché stava pure di spalle. Non è che mi ha cagato tanto. Gliel'ho tirato ai piedi. Gliel'ho tirato ai piedi. Ed è sparita. Top. Ok, possiamo dire che è un demone. A posto, dai. Sì, ma chi è un demone? Torniamo su Discord. Allora, demone o okay. Demone, però mettete tutto, mettete... Eh? Allora, libro spiritico, scatola spiritica e temperatura di congelamento. Io sta a parlare pure nella radio. Sì, ormai è abitudine. Dicevi? Allora, libro spiritico, scatola spiritica e temperatura di congelamento. Demone, Perfetto. Dash. GG. Una faticaccia. Era più attratta da Asher, sì, però alla fine quello che l'ha portata a casa è lo zio. Tac! Lei faceva la ritrosa, si nascondeva da me, forse non ero il suo tipo. Vediamo un po'. Ma se è qualcos'altro che non è demone, è un bug, perché non è possibile, c'avevano tutto, era tutto. Eh sì. Cazzo. Tac, quindi la bella venimmo, vedemmo e la inculammo. Eh sì. Micchia, ho fatto, guarda l'esperienza, raga. Dovevo arrivare a 4, sono quasi arrivato a 5 con una botta. Io sono arrivato direttamente a 3,5, quindi 85, pure io ho preso 85. Catroia, perché abbiamo fatto tutto. Tu sei stato un po' più cagasotto, sì, in effetti, Devon. Stavi solo in mezzo al cazzo quando stavamo guardando il monitor, vedo sempre la capoccia tua che volevi guardarli, che se spingeva io non riuscivo a vedere. Stracci, stracci. Raga, noi siamo divertiti pure stasera con questo gioco, non c'è cazzo da fare, è divertente, c'è poco da dire. Sì, è vero. Tanto io muoio sempre fisso. È perché io invece no, figurate. Aspetta, voglio fare due canestri, che sono un attimino prima di andare via. Oh, uno,
Ecco, ecco. No, è mio, è mia, 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 è 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 mia, me ne manca uno. Presa. Ah. Oh. Siamo stati molto, molto bravi. Oh, sono arrivato a 18, rimessa a posto pure il pallone, ragazzi, possiamo anche andare. Che vale più? Meglio di così, un Lucano. Diceva quello mio amico calabrese. Io vado a dormire, buonanotte, nell'armadio. Ciao. Si è messo a dormire nell'armadio. Quindi quegli armadi sono quelli per nascondersi. Anche, sì. Buongiorno. Dice, a Luca dice, secondo me in un'altra vita eri nero, perché visto che muori sempre, tecnicamente nei film, proprio in tutti i film d'orrore è nero, solitamente quello di colore è quello che muore. È la bella. No, la bella dipende. Se ce ne stanno due, la prima che zompa è la più figa. Quella che rimane è quella più normale, ma che nell'immaginario permette, che ne so, allo spettatore di immedesimarsi di più, quindi se può immedesimare una ragazzetta normale, invece la strafiga deve morire subito. C'è niente da fare. Venite a vedere le foto qui. Andiamo a vedere le foto. Hai fatto belle foto questa. Foto che foto? Guardate la faccia di Mamo. No, più che altro guardate sta stronza da ragazzina piccola, Madonna col collo storto, quella che mi mette più ansia di tutte. Qual è la faccia di Mamo? Qua. Dove si vede il fantasma, il demone. Vedete la faccia di Mamo. Dov'è? Ma dove? No, guarda, c'è un desync mostruoso sulle foto che fa uno e che vede l'altro. Ah, infatti, perché io non le vedo. Non c'è nessuna faccia di Mamo. Qua! Ah, oh, qui, guarda che bello! Lo sapete? Allora, un'altra cosa, se fotografate il fantasma e dietro ci sta un compagno morto, fotografate pure lui e piate i sordi. Ah, fighissimo. Quindi io cercavo di stare dietro. Madonna, quanto è brutta sta signora, però. Ah, Helen, mortacci tua, se sei brutta, l'animaccia. Madonna, la faccia di io non la vedo qua la foto. Mandami lo screen. Ok. Ammazza quanto era brutta Elena. È vero, sì. Io la vedo solo sulla live, perché non riesco a vederla. Però tecnicamente è come se vedessi nelle foto il fantasma full rendering e in gioco vedessi una sorta di placeholder. Perché foto coi fan, dice Lady Marion. È una foto coi fan. Un selfie con la morta. Ma chi è che c'ha sta luce che punta? Ma io ce l'ho accesa la luce io, ragazzi, sulla spalla? Tutti ce l'abbiamo accesa. Se spegne? No. Perché mi rovinava la foto, capito? Era brutto. Vai su Telegram. Sì, l'ho vista. Vediamo la faccia da cacasotto che dicevi. È questa la foto. Chi è quello dietro col giacchetto marrone? È Asher. Asher che si nasconde là dietro. Tanto so belli. Con la morta qua, va. Bella. Greetings from Phasmophobia. La foto che fanno è fantastica. Raga, grazie ancora per stasera. Vi faccio sapere a tutti quelli che stanno qua in settimana quando farò il giveaway, perché prima del giveaway devo fare la recensione delle tre navi, quindi sto montando i video per quanto riguarda Star Citizen, ovvio. Buonanotte Hagrid, buonanotte Asher, buonanotte. Salutami Mari, salutaci Mari, vittima di una inconveniente, di una vicissitudine che per fortuna si è risolta. Sì. Top, un abbraccio anche da parte della zia che mi ha scritto, mi ha risposto. E ci vediamo o mercoledì o direttamente venerdì, vediamo se riesco a fare tutto là. Buonanotte Mamo. Buonanotte a tutti. Bentornato su Phasmophobia. E già ieri sera siamo tornati su Star Citizen, ma non eravamo live. E buonanotte Devon. Buonanotte a tutti. Ah, Luca dice rivuole anche Project Winter. Lo potremmo anche, dobbiamo ancora fare Among Us noi, figurati, c'è da roba da fare. Sì. Among Us in tanti. Si ammazzeremo da ride. Notte Arlock. Ciao a tutti ragazzi, fate i bravi, mi raccomando, buonanotte al secchio. Ciao.